salve, ho messo a soffriggere la cipolla con la pancetta, la cipolla finemente tagliata, un po' d'olio, ho messo un po' di rosmarino e un po' di prezzemolo. Nel frattempo che soffriga bene il tutto, poi andremo a unirci la zucca tagliata a cubetti. Nel frattempo ho messo anche l'acqua della pasta a bollire. Ora è il momento di aggiungere la zucca. Alziamo la fiamma, facciamo cuocere 5 minuti a fiamma alta. A questo punto vado ad aggiungere un po' di acqua. Facciamo cuocere bene la zucca, poi vi faccio vedere che prenderò metà composto e farò una torta di crema con della ricotta, ne basterà poca. A dopo. A questo punto la zucca è morbida, io ci vado ad aggiungere un pizzico di sale e un po' di pepe, a chi piace. A noi ci piace e andiamo a metterci. A questo punto io prenderò metà composto e lo andrò a unire alla ricotta. Noi siamo due persone e ho preso una ricottina piccola, è più che sufficiente. Poi vedete voi, fate un po' le dosi a occhio come faccio io. Potete anche prendere un mixer e frullare tutto, ma odio sporcare troppe cose e quindi andrò a schiacciare il tutto con una forchetta.
A questo punto la mia crema è fatta e io andrò a metterla di nuovo dentro. Guarda bella. Continuerò a far andare il pollo. Non si amalgama bene tutto. Se vedete che risulta troppo densa, potete metterci un po' di acqua di cottura. Ah, nel frattempo ho messo a cuocere la pasta. Io ho buttato delle casarecce, ma voi potete buttare ciò che vi piace. Ecco, la consistenza deve essere questa. Vi faccio vedere tra poco quando calerò la pasta qua dentro. A questo punto ci aggiungo, la pasta è cotta, ci ho aggiunto questa noce di burro, vado a buttare la pasta, ho acceso di nuovo la fiamma e posso, una volta riscaldato il sughetto, ripeto, pancetta ricotta e zucca, spengo la fiamma, faccio amalgamare bene il tutto e a questo punto la pasta è pronta. Allora, ci va bene anche una spruzzata di parmigiano a piacere. Io non la metto perché la trovo già bella così saporita. Buon appetito a tutti. A questo punto il mio piatto è pronto. Io vi auguro buon appetito a tutti. Se vi è piaciuta la mia ricetta, gradisco un like. Se no, non fa niente. Arrivederci.